Attenzione, 3, 2, 1, quando vuoi, nella puntata precedente. No, io non ho un canale YouTube. Ho preso il mio cellulare, ho aperto la camera e ho schiacciato il tasto registra. Ciao, sono... Ed ora il 50° video. Sì, questo è un altro video speciale. In questo video, infatti, vi voglio raccontare il percorso che ho fatto io insieme al mio canale dal 50° video fino ad oggi, fino a questo video che state vedendo. Il 50° video l'ho pubblicato il 22 giugno 2021 e avevo 347 iscritti. Ladies and gentlemen, la Casa Bianca. Qui sono nel Lincoln Memorial. La risposta alla Casa Bianca. Ma il proprietario ha deciso di staccare le luci colorate. Ma devo lavorare e allora il video è cambiato in... Ma che lavoro faccio? Sulle ali dell'entusiasmo sono arrivato al video numero 60, 26 di luglio, iscritti 407. Fino a quel momento gli iscritti mi interessavano relativamente poco. Che andare? Direi che, insomma, è abbastanza pieno, no? Ha inventato il tubo delle Pringles. Sostanzialmente, essere stato una star della NASA, Neil Armstrong, l'astronauta, è venuto ad insegnare proprio in questa città. Arrivato il periodo estivo e quindi il periodo delle vacanze, ho deciso che era il momento giusto per aumentare la frequenza dei miei video e quindi non più un video alla settimana, ma due. E il miglior modo non poteva altro che essere quello dei vlog. E quindi la scusa di un viaggio a New York e poi un viaggio verso l'Italia mi sembrava la situazione perfetta per aumentare la frequenza dei video. 19 settembre, 506 iscritti. Bello essere a New York nuovamente, devo dire che rumori, odori sono esattamente sempre gli stessi. Non mi è mai successo nella mia vita di essere qui da solo. Have yourself a first hour. Bravi. E non lo so se grazie a New York o grazie ai vlog o grazie all'aumento della frequenza dei video sono balzato a 670 iscritti. Ottima cosa, ero contentissimo, ma la doccia fredda. Tornato dalle vacanze, sono tornato alla cruda realtà. Era impossibile, impossibile continuare a gestire due video alla settimana. 15 novembre, 80° video. L'idea che mi era balzata in testa di arrivare a 100 video entro la fine dell'anno era totalmente andata, sparita. Dimenticavo. Ciao, sono Chris.
benvenuti in questo nuovo video. Un'atmosfera che mi piace un sacco, veramente un sacco. L'anno si chiude con 777 iscritti e 90 video, un po' lontano da un target che avevo ipotizzato, 1000 iscritti, 100 video prima della fine dell'anno. Ma va bene, è andata così, ma dicembre è stato comunque un mese molto importante perché avevo proprio voglia di imparare qualcosa di nuovo e cercare di aumentare la qualità dei miei video. In generale, storytelling, tipologia di video, editing e via dicendo. E di questo, ma non solo di questo, devo ringraziare Fabrizio del canale Plus 39 perché è stato lui a convincermi alla fine a partecipare al corso di Casey Neistat. Quasi 500.000 abitanti, città ormai in crescita da più di 10 anni. Punto numero uno, parlando di soldini, Miami ha uno stipendio leggermente più basso della media nazionale. Alle famiglie, secondo me, ma volendosi. E soprattutto quando ho la possibilità di cucinare per gli altri, mi piace cucinare la pasta. Ok, vi devo dare qualche informazione in più. Ho appena finito di registrare per Casey Neistat. E poi, grazie a una live sul suo canale e grazie ad alcune sue sponsorizzazioni nei video, grazie mille Fabri, il 10 febbraio con il video 95 sono arrivato a 1000 iscritti. E invece no, una mini città fatta interamente di sassi. Tunnel di Moonville. Questo è lo stipendio medio americano di un chirurgo plastico negli Stati Uniti. Ma arriviamo al video di oggi. Video numero 100. Sono veramente contentissimo di questo traguardo, perché se il video numero 50 è stato una sorpresa, infatti quando ho iniziato non ho mai pensato minimamente di superare i 7-8 video, e quindi 50 è stato un qualcosa di molto strano, ma dopo il 50esimo video ero sicurissimo che il 100esimo era un target raggiungibile. Probabilmente è arrivato un po' più tardi rispetto a quello che avevo in mente, ma sapevo che dipendeva solamente da me, il come, in termini di tipologia di video, e il quando. Quali sono i programmi del mio canale adesso? Beh, questa è una bellissima domanda. È molto, molto, molto difficile rispondere. La mia vita professionale è un po' cambiata recentemente, e per questo motivo mi è difficile programmare i video. L'unica cosa che posso fare è mantenere quella che è la mia frequenza di almeno un video alla settimana, che è la frequenza giusta per me, perché in questo caso riesco a smaltire la lista dei contenuti che ho in un file Excel che voglio portare sul mio canale, ma nello stesso tempo riesco a registrare, editare video che spero siano di una buona qualità. Mi metto comodo per ringraziare chi ha visto questo video, chi ha visto altri dei miei video, chi si è iscritto al canale, chi sempre in modo simpatico, educato ed intelligente ha commentato i miei video, ha lasciato un like e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video.